di una gigantesca sconfitta culturale e sociale. Questa sconfitta c'ha due attori: la capacità del centrodestra e della destra e di Berlusconi di presentare a un'Italia frammentata in cui i grandi corpi collettivi, le grandi identità collettive venivano sostituite rapidamente dal localismo, dal corporativismo, dalle cricche, dalle caste, dalle lobby. È emersa quella che Derrida ha chiamato l'Italia della mucillaggine. Berlusconi a questa Italia in cui ognuno era dentro il proprio piccolo angolo smarrito, un grande sogno. Un sogno di tipo nuovo, di cui parlo tra un attimo, ma non ha soltanto vinto lui, abbiamo proprio perso anche noi, perché progressivamente abbiamo visto uno smottamento culturale sui temi fondamentali. I temi fondamentali sono il lavoro e il sapere. In cosa ha vinto Berlusconi? In cosa ha vinto esattamente Berlusconi? Nella capacità di disconnettere la parola libertà dal luogo di lavoro e dalla questione della cultura e del sapere. Noi ci abbiamo messo, diciamo, un paio di secoli per capire, dopo la rivoluzione francese almeno, che la libertà era cogente se era universale, se non riguardava soltanto ristrette aristocrazie o circoli filosofici, ma se la libertà riguardava l'universo mondo. E per essere vera, la libertà avrebbe dovuto essere, così abbiamo cominciato a dire, libertà dal bisogno materiale, libertà dalla miseria, libertà dalla precarietà, libertà dalla paura, libertà dalla superstizione e libertà dall'ignoranza. Berlusconi invece ci ha fatto, diciamo, balenare un'idea di libertà che vive tutta dentro i circuiti commerciali e iperconsumisti e non ha più relazioni né col mondo del lavoro